quell'epoca risale l'inizio è il compimento della lavorazione di quello che fu chiamato un film assicurazione per quelli che erano rimasti a Roma, cioè La Porta del Cielo di Vittorio De Sica, a cui tu hai partecipato. Sì, sì. Un film che si protrasse dal marzo fino a giugno, fino al momento della liberazione praticamente. Sì. Cosa ricordi di questo film? Io soprattutto ricordo una cosa, a parte un'atmosfera di clandestinità curiosa, quasi che andare al mattino al lavoro fosse pericoloso per incappare in una retata di tedeschi, come succedeva ogni tanto in quei momenti. Ed era anche un'idea che, appunto, per andare a lavorare, per muoversi così, era un'idea che questa in qualche modo produzione vaticana, in qualche modo, non lo so, potesse anche salvarci in caso di una retata.